Chi è che ha infilato un super mutante come un cartone animato degli anni 2000 in mezzo alla terra così? Aiuto, sono finito sottoterra! Beckett, sei stato tu a fare quello? Il nostro prossimo obiettivo si trova qui. Se seguo la linea ferroviaria ci arrivo molto più facilmente, ma in realtà posso anche seguire la strada. Qualcuno sta lanciando la bomba? Attenzione cittadini, la tuga è in stato di emergenza e prossima evacuazione. Cercate di entrare in città e per l'amor di Dio datevi la gambe se siete ancora qui. A meno che non siate militari o progettisti robotici. In tal caso procedete con i dovuti accorgimenti all'ufficio del sindaco nel centro municipale. Certo, signora. La Madonna, quante missioni tutte assieme ora ci abbiamo. Allora, con calma. Dobbiamo sintonizzare il transponder della radio. Transponder di emergenza, eccolo qua. Oh no, una ricerca. 61%. Fermo. Niente, mi ha visto ormai. Vieni qua che ti sfondo. Non ho più paura di voi ormai. Mi spezzo le gambe a tutti quanti. 64%, dai, ci stiamo avvicinando. Salve! Spacco la faccia a tutti quanti voi, mica mi faccio problemi. Qualcosa al respiro pesante qui, E sembra lo stesso rumore che c'era a Fort Defiance. Non mi piace questo rumore. Ah, era un Wendigo! Dove sei? Sparo nel pipolo, Faccio mica tanti problemi io. Testa di cazzo. E allora c'avevo ragione. Quello a Fort Defiance non era niente più niente meno che un Wendigo. Quella quanta roba però. C'è un cadavere della confraternita però. Quindi siamo sulla pista giusta. Ma salve signore. Buongiorno a lei. Cosa fa? Cerca di scappare? Non si fa. Ulla, quanta roba. Una cassaforte di livello 3? Non è più un problema ora. Come non detto. Ecco fatto. Vabbè, non c'era dentro niente di che. L'uniforme della confraternita. Vabbè, questa la prendo volentieri. La ringrazio. Ulla, un nucleo di fusione. Ma che culo. E come sempre sono pesante. 71%. Siamo vicini. Che sia questa la zona? Sì, il bip è aumentato e 88%. Ecco fatto. Eccolo qui, abbiamo trovato anche il transponder. Riproduci ultima trasmissione. Cavaliere Moreno, Moreno a Defiance, passo. No, non è quel Moreno. La zona sembra sicura, scriba. Il di scansione ha funzionato, gli ardenti sono impazziti. Sai che novità. Attaccato dall'alto. Quelli grossi. L'obiettivo è stata trovata? Negativo. Il modulo ha fornito nuove coordinate più in profondità nella torbiera. Prepara il transponder. Lo punto sulla prossima tappa. Ok. Fortuna, Johnny. Johnny. Oddio, Johnny. Trova il prossimo transponder. Più in là. Oh, bene. Io avrei bisogno però di un tavolo da lavoro. Benvenuti a Watoga, la città del futuro. E lo vedo. Popolazione 1 robot 928. Qui c'è il centro civico e lì c'è un Vertibird. Io spero. Perlustra l'edificio d'emergenza. Ma ti ringrazio ma no. Ma perché mi esplode sempre la roba quando passo io? Ma che palle. Di, chi è che mi spara? Da dove? Merda, è un assaltron. Ma perché cercate sempre di ammazzarmi? Che vi faccio io di male? A parte che sta sparando da tutt'altra parte eppure mi sta prendendo. Partiamo da questo presupposto. Ma perché ce l'avete con me, dannazione? A voi. E io continuo a girargli attorno per evitare il laser.
Ma porca di quella puttana. Spacco la faccia robotica. Dov'è? Testa di cazzo. Maledetta. Sgualdrina botta. Spezzo le braccine. Non me ne frega un cazzo, eh. Guarda, guarda. Come il robot che sei. A terra. Ecco fatto. Come devi stare, stronzo? Necessito di un tavolo da lavoro? No, ti prego. Un altro assalto, no. Ok, non è effettivamente quello che mi aspettavo. 57%, dai, ci stiamo avvicinando. 72%, ci siamo, dai. E qua c'è anche una ferrovia, tra l'altro. Mucchio di guano di bestia ardente. Stiamo guardando una pila di merda, in pratica. E dentro questa pila di merda c'è una ghiandola di sangue, carne di merda, di Deadclaw, e carne di Mylurk. In sostanza, questa bestia ardente che ha defecato qui si è mangiata un Deadclaw e un Mylurk. Più anche una zanzara, però vabbè. No, oh, dai, un altro robot. Forza. Questo funziona, incredibile. Ancora per poco però funzioni. Spezzo il braccino e ti fai saltare in aria, vedrai. Vabbè, grazie del piombo. Ah, eccoli qua. Scusami, non vi avevo visto. Ti prego. Sì, una T-60. Che bello, posso rubarmi pezzi. Eccolo qua, un altro transponder. Sincronizza. Dove? Chi è che mi ha sparato? Ah, buongiorno, scusi, non l'avevo vista. Aspetti che... Non la vedo. Dove sta andando? Mi scusi? Vabbè, questo lo uso io allora, se nessuno lo vuole. È di alto livello addirittura? Di che livello stiamo parlando? Livello 50. Ah. Ma salve. Aspetti che ci penso io. Ecco fatto, tutto risolto, ha visto. Il prossimo obiettivo è un bel po' lontano. E io ho sinceramente bisogno di quel tavolo da lavoro. Aspetta, basta che vado alla ferrovia. Alla ferrovia c'è sempre un tavolo da lavoro, comunque una cesta. Ed è anche abbastanza vicino a dove devo andare. Perfetto. Aveva ragione Harry Potter. I treni sono belli. Buongiorno, salve. Eccolo lì, un tavolo da lavoro, finalmente. E eccolo qui, una cacchio di cesta. Quale pezzo però si è rotto della mia armatura? Bella domanda. Il mio braccio sinistro da robot. Che bello. Nah, ho preso quella sbagliata. Ancora una volta quella sbagliata. Eccola qui la T-60. Allora, che pezzi hai tu? Qui abbiamo un braccio sinistro che ci mancava. La gamba sinistra che ci mancava, perfetto. E il torso che è migliore di questo. Ottimo. Anche oggi è stata una buona giornata. Oh, finalmente abbiamo una T-60 pronta. E ci manca pochi livelli per poterla usare. E ora dovrò aspettare che mi rientra nell'inventario, perché è di un livello troppo alto per poterla usare. Ma pensa un po'. Qualcuno ha lanciato una bomba. Attacco nucleare imminente. Ok, fortunatamente sono giusto un po' fuori dalla zona di... per essere colpito. Anche oggi ci salviamo. Però potrebbe essere una buona volta che lo vediamo più o meno da vicino, un'esplosione. 84%, perfetto, siamo nella zona giusta. Sta pistola non vale un cazzo di nulla, veramente. Cioè, non fa abbastanza... Ho fatto saltare in aria un membro della confraternita. La bestia ardente volante, no. Porca troia. A questo punto, guarda. Riparo e colpisci, guarda. Vai, vai, vai. Se quella merda si avvicina, sono in pericolo. Non era effettivamente ciò che vorrevo affrontare ora. Vai, muori. Uff. Ma sembra veramente un drago di Skyrim, comunque. Cioè, veramente sembra di star giocando... Ti prego, non ti avvicinare qua. Non ti avvicinare. È questa l'esplosione? Sì. Wow. La stiamo vedendo da molto vicino. Sincronizziamo.
Wow. A che livello sarà? Merda, si sta avvicinando. 44. Beh, volendo. Ho riparato anche quello. Un'altra armatura atomica. Ma che gioia. Di che livello sei tu? Anche questa è di livello 50. Beh, effettivamente sono in un livello più alto qua. Si è per caso appena avvicinata? E niente, lo ascolta. A sto punto... Scusami? Ma vaffanculo! Da dove sei apparso tu? Testa di cazzo. Allora, mi scusi signora bestia ardente, ma io devo un attimo sistemarmi prima di combatterla, mi scusi, eh. Dove è? Eccola lì. Se sto qua sotto forse sono protetto. Ma vaffanculo. Mancavano i ghoul. Ma tu da dove sei? Da dove salti fuori? Ah, vai via. Ecco fatto. Ma perché mi faccio circondare sempre in queste situazioni di merda? Bene. Oh, che gioia. Bravissimo. In che situazione del cazzo mi sono andato a infilare? Lo so solo io. Ok, e un problema l'abbiamo risolto. Uno alla volta. Ma quel missile terra-aria, tu fai qualcosa o no? Eccola qua, finalmente sei scesa. Stupido pipistrello grosso. Oh, wow, non ne vale neanche la pena uccidervi. 200 punti esperienza. Cazzo. Lancia pa... Napalm, perfetto, vabbè, è qualcosa. Ma non ne è valsa proprio neanche la pena, neanche la soddisfazione. Guarda, si è seduta. Si è seduto. E mi sono rimaste 666 munizioni. Pensa un po' alla casualità. Alla fine sto coso l'ho riparato per niente. Complimenti a me. Ehi là, che bel vestito, signore. Complimenti. Stavo dicendo, il lancia napalm non è niente più niente meno che un lanciafiamme. Avrei dovuto capirlo subito. Polmone di bestia ardente. Wow. Eccola qua, la T51. Sistemiamo tutta la roba nuova. Braccio destro. Il casco. E il torso che non ce l'avevamo. Perfetto. Ora ci manca solo una gamba. E anche la T51 è pronta. Dopo essere andato a svuotare tutto l'inventario, sono tornato qui. Qualcuno deve essere passato poco dopo di me e ha trovato il frame dell'armatura atomica, ma senza niente sopra. Oh, mi dispiace. Eh no, e che palle, un'altra bestia ardente, no. No, quella lì la lascio là, vaffanculo. Non ne affronto un'altra, non spendo altre munizioni per niente. Credo sia buggata, ma non vorrei azzardare opzioni. Eh sì, vedi, continua a sbattere le ali, ma penso sia sottoterra. Buon per me. Eccoci arrivati. Lì c'è, credo, un vertibird schiantato. Quindi non deve essere lontano il mio obiettivo. Tu chi sei? Aspirante della confraternita. Questa storia del mantenere la pace di cui parla la confraternita. Ah, guarda, non lo so. Ci sono dei giocatori qua. Mi sa che hanno fatto la missione. Mi sa di sì. Minchia, questo è di livello 600. Santo cielo. Ciao anche a te. Allora, dov'è il mio obiettivo? Tra l'altro questa era leggendaria. Vabbè, uno di livello 600. Cosa mi aspettavo? Sincronizza. Ecco fatto. Ora ti prego, dimmi che non ce ne sono altri. Ti prego. Minchia! Zona iperradioattiva, no? Radix e Radaway come se non ci fosse un domani. Uff. Cazzo, io ci devo entrare qui. Questi hanno nuclearizzato sta zona. E che palle, devo anche bere. Ti prego, fa che non sia troppo nucleare questa zona per me. 19, poteva andare peggio. Dai, che se entro... Uff,
Oh, se entro dovrei essere al sicuro. Ma guarda, gente della confraternita ammazzata, ardenti. Insomma, niente di nuovo sotto il sole. Ecco fatto, risolto il problema. Mi sa che anche qui è passato il Covid, hanno fatto scorta di carta igienica. Come sta tenendo quel fucile, quell'ardente? E con un abile colpo di mano, frup, tutto dritto. Certo che in Appalachia scavavano un fottio, eh. Guarda qua che caverne che ci sono. Resta ferma. Ecco fatto. Ha fatto molto meno male così. Anche tu, eh. Resta lì. Ecco qua. Visto? Non hai sentito nulla. Attenzione, cittadini. Ma quante cacchio di bombe ci sono in Appalachia? Ma seriamente? Anche tu, eh. Rimani lì, per favore. Visto? Non hai sentito nulla. Anche lei, mi raccomando, resti fermo. Dai, com'è possibile che ho colpito il legno? Resti fermo, eh? Ecco fatto, bravo lui. Oh, signore, buongiorno. Ha mai sentito parlare del signor Proiettile? No? E allora? Eccolo qua, gliel'ho presentato. Quello cosa dovrebbe essere? È una regina dei Mylurk? O un ardente Mylurk? O un ardente marino, magari? Beh, però gli hanno lanciato i missili per ucciderlo. Certo che ste caverne, oh, non finiscono mai e soprattutto ci hanno bivi inculati nel mondo, ma proprio... Dove sei? Ti ho sentito. Ah, eccoli là. Proprio inculati nel mondo, ma proprio guarda che è una roba... Dannazione, non ti ho preso. Tranquillo, che ci penso io a rimediare subito all'errore di poco fa. Ecco fatto, dicevamo. Ma stai buono, scemo. Chi è che mi sta sparando? Eccolo là. Non ti vedevo, perdonami. Ti sparo nella gambina come ho fatto con tutti i tuoi amici. Così non si sentono soli, no? In sta zona le radiazioni cavalcano proprio, eh? C'è una torretta lì. Potrei usarla a mio vantaggio. Se non richiede troppa roba per essere riparata. Stai ferma. Ecco fatto, tutto risolto. Dai, provaci. Siamo saliti di livello finalmente. E abbiamo ottenuto una carta. E vai. Allora, aspetta che mi nascondo così salgo di livello. Vuoi aprire il pacchetto? Figa. Aspettavo solo quello, io. Ogni 5 livelli, aspetto. Big Pharma. Bersaglio, bravo campeggiatore e guerra della sete. La sequela dell'idrago che si era dato al crimine, l'hanno liquidato. Che battute. Porca troia, mi ammazzo. Quando ti muovi furtivamente per seminare i nemici, correre non influisce nella furtività. Ma scusami, come faccio a correre se sono nascosto? Oh, qualcosa di utile. La tua armatura si rompe più lentamente del 20%. Questa, volentieri, grazie. Tanto l'agilità, bene o male, comunque mi serviva. Finalmente qualcosa che posso aumentare. Ma non capisco se questi sono Mylurk o cosa. Strisciante della nebbia, ah, ecco cosa sei. Dai, 11%, ci stiamo avvicinando piano piano. E i nemici stanno diventando sempre più stupidi. 25%, dai, finalmente ci siamo. Siamo arrivati, dai. Oh. Chi è che corre? Chi è che spara, scusami? Ci siamo, è lì, lo vedo. Ma cosa starà sparando? Ah, un Mylurk. Io ti lascio combattere, perché così almeno non mi aggrate e non mi rompete le balle a me. Vai, vai, continuate a spararvi fra di voi, per favore. Io passo con nonchalance. Shh, va bene così. No, 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 io non ci sono. E niente, m'ha visto alla fine. Io vi volevo lasciare in vita. Volevo fare il bravo ragazzo. Non volevo farvi del male, volevo che vi occupaste voi del Mylurk, ma no! No, 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 no. La vostra IA è intelligente. E che arriva anche il Mylurk, grazie di averlo aggrato. Vai, 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 menalo. Menalo che io ti lascio in vita. Oh, oh, questa mi sembra un'area un po' troppo grossa. Dai, come hai fatto a sopravvivere? Così, perché era un fantasma. Ecco come ha fatto a sopravvivere. Quest'area... Eccolo che è riapparso. Magia. È un mago lui. Beh, la sua ultima magia è stata morire. Beh, qua è successo un bel combattimento comunque. Bestie ardenti, sti cosi qua della nebbia, la confraternita, le zanzare, credo. No, i grilli delle caverne. Se il tizio è ancora vivo,
E permettimi la cosa, io non credo. Che gioia. Che bello. Cos'è successo? Perché la mia visuale si è girata all'improvviso? Dove sei? Cosa fai? Sta cambiando anche la trama della realtà sto mostro. Minchia, meno male che ero preparato. Meno male che ho le munizioni, santo cielo. E questa sarà la mia seconda bestia ardente della giornata. Bene, ci mancava solo gli ardenti normali che vengono a menarmi. Non ho tempo per voi, devo uccidere la vostra bestia. E che continua a scomparire, tra l'altro. Mi scusi? Non è il momento. Ecco fa... Ma porca. Ancora vivo sei? Ecco qua, progetto condensatori primi. Ok, grazie. Io prendo tutto. Ma... Dio mio, ti sventro. Ti sventro coi proiettili. Ma pensa uno che arriva qui un po' under level, senza armi, tesserino, grazie di tutta la sua roba, signore, signora, quello che sei. Ed ecco qui l'ultimo transponder. Oh, finalmente. E non è ancora finita, eh. E questa è la cosa incredibile. Non è ancora finita. Scopri di più sugli ardenti presso gli alloggi. Vabbè, cosa vorrei scoprire su sti ardenti? Gli ardenti sono cose brutte che sono apparse dopo la grande guerra. Guarda un po'. Il bello è che io sto facendo 1:20 di registrazione e la butto lì. Magari voi siete al minuto 12. Lo scriverò qua accanto a che minuto sono durante la registrazione. Io punto sul 12, ma vorrei anche azzardare il minuto 20. Ma voglio rimanere sul 12. Neanche il tempo di spawnare, c'è già roba che sta esplodendo. Chissà chi è. Ah, è la torretta. Ecco fatto. C'è ancora una volta quel respiro gigantesco. E ormai mi sono convinto che sia un Wendigo. E infatti ci avevo ragione. Pensa un po'. Dai, ti aspetto qua sotto, forza. È inutile che stai là dentro. O scendi e fai l'uomo, o il Wendigo che sei, oppure sei una fighetta. Ascolta, scendo io, capito? Beh, vabbè, dai. Non è possibile. Dove sei? Ma porca. La gamba mi è tolto. Che cazzo, almeno smetti di gridare. Ok, si sale al quarto piano. Su, vediamo cos'è successo. Scopriamo qualcosa di più sugli ardenti. Oh, finalmente posso entrare e finalmente statuetta della fortuna. Ma guarda un po', c'è anche una foto qui. Che carucci. Conversazione finale dell'anziano Maxon? Davvero? Ed eccoci qua, al terminale, dopo una ricerca infinita. Bestie ardenti analisi. Non abbiamo abbastanza uomini e le bestie ardenti continuano a arrivare. Oh, soluzione definitiva quale sarà? Bombardali. Pensare fuori dagli schemi. Oh, anziano, finalmente. Lei si fida troppo dei forestieri. La tradirà. Armatura di ultracite, perfetto. E registro archivi. Di pensare solo ai nostri interessi. Persino mio figlio. Ma la confraternita non può ricostruire tutto da sola. Abbiamo bisogno di loro. Il nostro piano è pensato per loro. Anziano, io non sto parlando di un futuro lontano. Parlo di adesso. Braccio dell'armatura da Marine, meno 15 dai ghoul. Non possiamo permettere. Basta, tutto qua. La tana della bestia. Ale, finalmente.
nostri scribi dovessero avere novità, vedrò di fartelo sapere. E Lizzy. Telaio dell'armatura, acqua purificata, granate e mitragliatrice. Missione Zio Sam. Progetto porte di legno verniciate. Vai. Oggi stiamo andando alla grande.